Oggi è un po' che non ce l'abbiamo ospite, non so perché. No, È chi è sto solito? esiliato? Non lo so, ma Non lo è so, perché io che viene ne magari di so. martedì quando tu non ci guardi. Martedì? Non Martedì so cosa ci sera. sia. Martedì sera perché le Chissà che serate noia. pari, quindi il martedì e il Oh, giovedì c'è chissà che Tora, moglie noia. mia. Adesso cosa facciamo? Ma c'era Tony che voleva dare una risposta, ma Zio solo se tu Tony? sei d'accordo, Va eh? bene, vai, No, zio Tony. no, io volevo rispondere al signor Giancarlo che ha telefonato prima, che non è tanto chi gioca vicino a Bianchi, secondo me è proprio il modulo che non mette in condizioni Bianchi di fare 20 gol. Perché noi diciamo sempre, sì, ma lui fa 20 gol, però non veniamo in Serie A. Veniamo in Serie A, però non c'è lui che fa 20 gol. Dobbiamo metterci anche d'accordo. Ah, Cioè, nel senso, certo. perché Bianchi fa 20 gol se lui sta dentro l'area, ma se Bianchi lo chiamo nella mia metà campo a giocare coi piedi, che Bianchi non è un fenomeno coi piedi, perché chi rientra nella metà campo, io mi dispiace fare un esempio. Vucinic fa lo stesso gioco, viene incontro, poi mette in condizioni i compagni di andare in gol. Bianchi, quando viene incontro, prende palla, la fa rimbalzare prima che la mette giù, si Però è inginocchia. migliorato No, molto. ma è quello che ho detto, lui si sta proprio facendo del male, lui sta adattando al Toro. Per questo io ho aperto la Cioè trasmissione. lui, Tony, lui andava bene per il gioco di Colantuono. Oh, cosa deve Fasce, fare? lui, Cerci a cross, sinistra, Stevanovic a destra, cross in mezzo. 4-4-2, vai sul fondo, metti in mezzo, poi a Bianchi a fianco gli puoi mettere chi vuoi. Di Ferrante dicevano che lui ha mandato via altre punte, no? Cioè, come si chiama? Come Swock da fianco, non segnava Swock perché c'era Ferrante. Però noi no? Sì, vogliamo perché Swock ha segnato tanto poi dopo. No, però è una cosa comunque che si è sempre è detto vero, di Ferrante, però noi comunque. vogliamo l'attaccante da 20 gol e poi ci lamentiamo perché non fanno gol gli altri. Poi abbiamo 5 gol a testa, ci lamentiamo perché non abbiamo ancora da 20 gol, dobbiamo metterci d'accordo anche noi tifosi, eh. Fandoms, ci sono cose interessanti o andiamo a sentire Ventura? No, sostanzialmente la discussione è passata al discorso che ha fatto prima Silvia. Ti davano i complimenti quando tu hai tirato fuori l'argomento dell'identità, Certo. cioè perché non parliamo di questo? Cioè, Ecco, chi ha questo è un tolto bel tema, l'identità eh. al toro? Diversi ascoltatori su questo aspetto si sono confrontati. Infatti, ti fanno i Questa è una complimenti. cosa Ti molto, ringrazio molto di questa cosa. interessante. Questa è molto interessante, questa dell'identità. E forse su questa c'è anche una risposta al signor Giancarlo di prima. Cioè l'identità che parte dall'alto, insomma. Ecco, Sì, questo è un cambia. po' quello che viene imputato alla società. Poi, tante cose si potrebbero dire. Graziano ha mandato due volte lo stesso messaggio, e quindi va letto assolutamente, dice complimenti alla trasmissione, provare Diop con Bianchi, quindi Graziano fa un passo in avanti, Diop e Bianchi uno accanto all'altro, e poi dice, Silvia sei fantastica, bella e simpatica, vieni in curva con noi. Volentieri, Non dire grazie. volentieri, vai. Ma se nessuno mi viene a prendere, io non sono capace di andare in curva. Ah, ecco. Allora, intanto vi devo dire che ci chiama Alvise Zago e dice che ci sta guardando, grazie per i saluti. Poi mi ha chiamato il mio amico Mario Alvise, del bar degli ti scemi. aspettiamo, Alvise. Ci farebbe Se davvero non lo piacere averlo, invitate. Poi volevo dire che Mario del bar degli scemi ci saluta e basta. No, E basta. c'è anche Roby, ma dice una roba improponibile. Allora no, Robby no, Robby no. C'è anche Ernesto che manda i saluti in diretta dal bar davanti al Fila, angolo Via Taggia. Oh, che Ah carino. beh, bello, Questo è c'è lì un scritto posto in questo particolare, momento poi. c'è scritto questa Bello, Beh, ci bello, riempie di bello. orgoglio. Grazie Allora, Ernesto. Tony, sei un grande, dice un amico che ho perso, ma che adesso ritrovo, eccolo qui. Paolo dice, sei un grande, la verità è che Bianchi non c'entra nulla con il modulo di Ventura. E poi un altro amico che dice, ha detto una fesseria doppia Brighi, citando Amauri come bomber da 20 gol, e in questo modo ha anche mancato di rispetto a Bianchi. Questo è il parere di Alessandro. Ieri c'è stato un giocatore che si è un po', come dire, seccato per la sostituzione e Sgrigna, Sì. quando è uscito dal campo, non era particolarmente contento di uscire dal campo. E noi, a tal proposito, eccolo qui, l'incavolatura di Sgrigna, che poi, voglio dire, è passato nell'arco di pochi minuti, ma che comunque c'è stata. E a tal proposito, però, andiamo a sentire che cosa ne dice Ventura. La risposta è carina, andiamo a sentirlo. Sarà un'interrogazione parlamentare, vedremo, parleremo un attimino con il capo del governo, vedremo se dovremo farla arrestare o meno. Credo che sia normale un giocatore che esce, che ha dato tutto, che avrebbe voluto fare gol e vince la partita, esce, l'ho fatto uscire perché mi sembrava che incominciasse a pagare un po' la fatica e quindi è chiaro che ho apprezzato. No, ho apprezzato la sua voglia, ma questo fa parte
delle cose del calcio di cui parlavamo prima. Il nostro obiettivo, siamo una neopromossa, non possiamo altro che avere il mantenimento di categoria e cercando di lanciare molti di questi giovani, cercare di buttare delle basi importanti per il futuro di questa società. Questo è il nostro obiettivo e su questo stiamo lavorando. Poi è chiaro che i punti determinano tante cose, determinano i giudizi, determinano i commenti, determinano tante altre cose, ma questo fa parte di questo grande gioco. Allora, il nostro amico Roberto dice nei top metto Rodriguez, c'è già, e poi dice ieri come a Bergamo abbiamo segnato da calcio d'angolo, che strano. Devo dire che quest'anno sta accadendo però, non è la prima volta, è già accaduto a Bergamo, è già accaduto in altre circostanze, insomma, quindi probabilmente... questo è frutto di impegno e del lavoro, no? Del lavoro che viene fatto. Certo. E il mio pagellone? Il tuo pagellone sta per arrivare, ma prima c'è Anna Maria che dice nei top metto Bianchi e Glick e poi voglio sentire da Silvia, ma che cosa ci vede mai in Meggiorini? Ah! E beh, guarda, Meggiorini è uno di quei giocatori, ad esempio a me è piaciuta molto la reazione di Sgrigna, cioè io caratterialmente... sono fatta così, cioè chi si arrabbia per la sostituzione, chi si incavola per aver sbagliato, sono dal mio punto di vista reazioni di chi vuole far bene, di chi non ci sta ad aver sbagliato, in questo caso essere sostituito. E Meggiorini è una persona che ho avuto modo di conoscere, chiacchierare qualche volta e mi è sembrato intanto super innamorato e davvero sinceramente alla maglia del Toro. Beh, è una cosa che mi manda in brodo di giuggiole. Perché ha capito, perché il Toro corrisponde evidentemente a quello che è lui dentro, combattivo. Poi Salen and Boon è quello, un altro discorso, però dentro ha questa grinta e questa voglia di impegnarsi sempre. Quando non segna, più di una volta mi ha detto Silvia, io devo segnare, magari qualcuno mi ha fatto anche i complimenti, ma io non ho segnato, è il mio incubo, io voglio segnare. Ed è un atteggiamento che a me piace, per cui ecco perché. Allora, invece Maurizio Novara dice ringrazia Ventura per come sta facendo giocare la squadra e questo è assolutamente doveroso. E poi c'è invece Angelo che a proposito del discorso di Meggiorini dice si tratta di buon senso perché Meggiorini è stato fischiato prima ancora che entrasse in campo e quindi che aiuto psicologico è? Certo. Allora, del Napoli, punto G, che cosa vogliamo dire? Ma il Napoli... Poi andiamo con il pagellone naif. Certo. Nel Napoli direi che tutto sommato la squadra sappiamo qual è candidata alla vittoria dello scudetto. C'è Cavani. Oggi è in ritardo di 6 punti in confronto alla Juventus, che è la capolista. Torna ieri Cavani. Non ha giocato Cavani ieri e Pandeva ha preso 4 e mezzo. Sono già 2 volte che non gioca Cavani. La prima volta in casa contro il Chievo hanno vinto 1-0 con un gol di Hamsik e ieri sera invece hanno perso 1-0 a Bergamo. Però non me lo dici, torna Cavani. Purtroppo sì, speravo di dire di no. Dovrebbe esserci Cavani, quindi sono dolori per noi. Anche perché i due direi che si fa in fretta a estrapolarli, uno è Cavani, l'altro è Hamsik, che sono quelli che possono fare veramente la differenza e possono farci male. Pandev non ti preoccupa in questo senso? Pandev non è un cattivo giocatore, poi ce l'aveva a fantacalcio, non posso dire che sia... Ma non lo schiero, Okay. Io non schiero mai giocatori che giocano contro il Toro, non ho giocatori juventini nella mia squadra. Ogni riferimento è puramente casuale. Sembra un ritornello quasi. Sì. A differenza mia che io Buffon. Io anche. No, ma non per due motivi. Uno, perché quando prendo gol sono arrabbiato, posso contento. Però uso questa cosa qui. Comunque direi che sono quei due i più pericolosi. Adesso poi su Cavani c'è ancora un punto interrogativo, perché può darsi che rientra, speriamo di no da un lato, però diciamo 99% dovrebbe essere fra i convocati e quindi in campo. Come si può fermare Cavani? E bisogna vedere se gioca Ogbon, se gioca Rodriguez, è ovvio che lì ci vorrebbe una marcatura a uomo, secondo me, proprio blindarlo, che non fai toccare palla. Okay. Ragazzi, stasera ci sono troppi complimenti e troppe poche critiche, perché c'è Federico che dice siete bravissimi, salutoni dalla mia Acquiterme. Grazie. Gentile, non so. Manca po'. Allora, dai, pagellone. Pagellone! Inizio allora, col 4. Non hai la sigla, non hai le grafiche. Pagellone, questa settimana il mio 4 vanno ai giornalisti che a volte proprio non li sopporto. Pensate che due giornali, Ben, Stampa e Tutto Sport, hanno avuto il coraggio di dare 5 a Cerci, mentre la Gazzetta ha dato 6 e mezzo. Ora mi pare che sia uno squilibrio veramente troppo grande. Ma tu che voto avresti dato? 6. Perché 7, come me, anch'io ho dato 6. 7 se avesse fatto il gol, perché generalmente quando uno realizza un gol si dà 7, non l'ha fatto 6. E poi comunque al di là di tutto non mi pare proprio che Cerci abbia meritato un'insufficienza così.
evidente, come hanno dato tutto Sport e Stampa, che secondo me si copiano. Detto questo, il mio 10. Il mio 10! Va al mio caro amico Beppe Gandolfo per il libro che ha scritto, che troverete soltanto in...